Dobbiamo correre, professor Antonucci, di corsa, come Eh, quando si è in campo, perché abbiamo un ultimo segmento pieno, pieno, pieno di curiosità e notizie. Vogliamo cominciare con Alberti, conferenza stampa, sentiamo cosa ha detto poco fa, poi chiedo a Cristian la formazione. è stata una scelta proprio di tenere di questa settimana, di tenere tutti, anche negli allenamenti. Abbiamo spesso, sì, proprio perché sia da un punto di vista tattico, come affronteremo l'Avellino, che gli interpreti deciderà all'ultimo momento, quindi aspettiamo di tenere tutti i ragazzi sulla corda, sia individualmente, ma anche potremmo anche cambiare qualcosa. Intanto per tenere tutti sulla corda, ma anche perché abbiamo lavorato su diversi sistemi di gioco, perché l'Avellino abbiamo studiato bene, una squadra in casa molto temibile, perché rischiano pochissimo. Sanno come affrontare gli avversari. Io l'ho visto anche il lunedì, una squadra solida. Tipo il Lanciano, la squadra che c'è, diciamo, più solita, che No, no, è è una squadra che ha un modo suo di interpretare le gare, cioè cercando molto gli attaccanti, anche per la struttura che hanno, se giocheranno i due che hanno giocato l'altro giorno. Però è una squadra che sa quello che vuole, una squadra dal punto di vista caratteriale forte, ci aspetta un ambiente particolare e allora domani noi dobbiamo essere pronti a superare tutte queste difficoltà che possono essere l'aspetto ambientale, una squadra caratterialmente molto forte, un clima ci sarà sicuramente da partita importante. Dovremmo fare una grande gara per poter uscire con un risultato positivo da tutti i punti di vista, anche temperamentale. Ci vuole una grande gara, dice Alberti, per fare risultato ad Avellino. E ha detto anche, no, probabilmente c'è qualcosa che cambierà nel modulo, quindi sarà un Bari molto diverso rispetto a quello contro il Lanciano. Vabbè, quindi non possiamo neanche darvi la Ma io ti formazione, devo perché essere sincero, di questi ragazzi, non so, sento proprio spontaneamente, non la fiducia, ma insomma quasi che si batteranno, si ecco, questo lo batteranno. sento. Vabbè, confidi in un. Allora, veloce. Allora, senti un po', qui ci sono, farò breve, sarò Le breve, lettere? diceva Cominciamo con uno. le Facciamo lettere? con lei, Vai. ma veloce. Cioè, tu già la settimana Vai. mi dicesti quali sono le serie più lunghe di Sì, vittorie andiamo. consecutive. Bene, allora mi ha scritto Antonio Di Cagno dicendo, possiamo rispondere, con Conti 6, con Fascetti 5, con Catuzzi 5 e con Materazzi 4. Quindi sei Questi, Conte, sei vittorie sei, il consecutive. record è 6 in Serie In B. Serie B. Perché in Serie A è soltanto 5 nel 1935-36. Andiamo Poi avanti. abbiamo un altro lettore che ci chiede, Persia di Bitonto, dice, avete scritto quanti calciatori hanno giocato con il Lanciano e il Bari e ora quelli con l'Avellino sono 27 Vabbè, non giocatori. li possiamo dire No, tutti? no, ma per dire, ci sta Cavasin, ci sta Mujesan, Ma ci sta tanti. Purtroppo Pellegrini, ci sta Garuti e anche quelli. Andrea Masello, purtroppo, diciamo. Anche Masero, e ci sta, vedi. Beh, sì. Allora, C'è a questo punto andiamo avanti. Stefano Poi Pellegrini, Maria Lauro, Canimanico, sì. Nicola Bellacosa che chiede, dice, ma noi, è vero che i Matarrese, la prima partita che hanno affrontato è stata contro l'Avellino? Sì, è vero, è stata il 18 settembre 77, in Bar Avellino 1-2. E qui vediamo l'onorevole Matarrese che entra per la prima volta nello stadio, dietro c'è il compianto Walter Di Sasso, la signora De Palo, il sindaco di Bar La Maddalena e Carlo Regalia. E poi dice, è vero che l'Avellino ha affrontato il Bari in un torneo di Estivo? post-campionato, in effetti è vero, abbiamo giocato contro l'Avellino a Benevento il 19 giugno dell'86 e abbiamo perduto 3-2. Fu una bella partita giocata da un inglese, che spero mi mettano anche la fotografia, che si chiama, perché oggi fa un po' di calcio ancora, Rideout, Rideout, va Rideout. bene, È attaccante del tutto Bari, qui sì. per quanto riguarda La per ora posta, la la posta. posta. Poi parleremo. Ecco il redout, abbiamo Sì. colmato. Allora, Poi no, parliamo subito della partita. parliamo subito della partita. No, volevo dire delle altre lettere, lo facciamo. Per esempio, c'è uno, Aldo Liguori, devo rispondere per una partita di Lanciano La prossima venerdì volta. prossimo.
Allora, abbiamo già visto i precedenti per quel che riguarda il dato numerico, andiamo avanti e qui cominciamo con. Avellino Bari 2-2 e qui è una partita drammatica fu quella e segnò Brandolini il pareggio al 43esimo del secondo tempo a 2 minuti alla fine. E Brandolini sa chi era? Che? Noi lo prendemmo nel mucchio che venne da Bologna e questo era il figlio del giardiniere del Ma è vero che Bologna. ci diedero un po' di bidoni anche da Bologna, o Non lo so, non lo so. no? Avevo 23 anni. Allora, Andiamo. senti a me, andiamo avanti, Avellino Bari, poi abbiamo ancora i protagonisti del 2-2, Brandolini, Filippo, Tachili, Vorace e Chiricallo, questi di quella famosa, la prima partita. Poi c'è quella che dicevamo prima, quella del gol di Mujosan al 90esimo, ed è stata questa qua, vedi, il Bari era Lonardi, Marino, Gamber, Mellini, Rosseto, Bruschettini, Denardi, Buccione, Mujosan, Galletti, Cicogna, classica formazione di Serie C che vinse il campionato. Nonostante il meniscolo di Galletti. Poi nell'85, quando giocammo in Serie A, questa è la rosa del Bari del 1985-86. Poi ancora qualche altra partita l'abbiamo persa, Avellino Bari 1-0 del 21-5 e qui c'è una fotografia che mostra lo stadio di quella partita. L'Avellino era allenato da Fascetti, leggo. Sì. E c'era in porta Di Leo, che era un portiere tranese, Sì, no? dimmi qua. Di Marcatore Pugliese poi. Baldieri al 35esimo. Andiamo avanti. Questa è la vittoria che prendemmo, fu la prima vittoria in trasferta con Pilon e qui ebbe un merito anche molto il buon Spinesi che fece 2 gol, uno su rigore. Poi ancora a Bari, Avellino Bari 1-1 del 2005 e qui è una cosa veramente. Come dire, che fa rabbia perché al 94esimo segnò Davide Cicci, come si chiama? Daniele In Vicius. fuori gioco, in fuori gioco, in fuori, Bari furioso, vedi tutti i titoli dei giornali come mi piaceva far vedere e lasciare poi agli eredi di quelli che poteva essere stato e non è stato del Bari di quell'epoca, che poi andammo a finire a fare lo spareggio con Venezia. Avellino Bari 2-1 del 2008, qui siamo anche con Conti e perdemmo ad Avellino e poi anche l'ultima partita, lo stesso con Conte, è stata l'ultima partita ad Avellino. Perché il titolo è La strega Irpina? Come la. Il titolo sopra è La strega Irpina, blocca i biancorossi in 10. Perché la strega? La strega Benevento, il liquore. Benevento, ma non Avellino. E vabbè, pure da Ah, quindi Avellino, stanno streghe sì. pure là, vabbè, ok. Andiamo avanti. C'è un'altra foto relativa ai precedenti di Avellino Bari. Abbiamo l'arbitro, abbiamo visto anche quella di prima, l'arbitro, dai, l'arbitro chi è? L'arbitro La Penna, Federico La La Penna. penna Federico del 7 agosto 83, c'ha cioè 30 anni, 4 volte col Bari, 3 vittorie e un pareggio. Ui, oh, non è male, non è male. Non facciamo scherzo la penna, la Diceste penna. la stessa cosa per Ostinelli e siamo andati bene a pescare Sì, con appunto. Ostinelli, giusto? Ostinelli, io lo chiamo Agostinelli perché mi piacciono le triglie L'Agostinelli, piccole. te le piccole. Senti Gian, che sensazioni hai sulla pelle a proposito di questa partita? Che sensazioni hai? Tu che vivi un po' di sensazioni, che è un po' il fiuto Guarda, del vecchio lupo siccome di questi mare, eh? stanno in euforia, hanno battuto l'Empoli, sono tornati in Serie B. E come disse alla prima partita, che fecero tante feste per l'anniversario della regina, quando ci sono queste feste in famiglia, dove si va, è sempre pericoloso per chi ospita ed è un vantaggio per chi va. Poi vedrete che, a meno che questi non diventino dei fenomeni domani e noi siamo delle schiappe, è un altro discorso. Ma se noi giochiamo come abbiamo fatto qualche partita, buona, buona, anche perché a livello della Serie B, parliamoci chiaro, siamo lì. Ti ho detto dal primo giorno, questa è una Serie B che si può andare in Serie A in bicicletta o in carrozza. Forse più in carrozza che in Poca bicicletta. roba, dici Sì, tu, poca roba, sì, sì. vabbè. Oh, volevo soltanto farvi notare nella rivista gettonatissima, richiestissima, la Bari, numero unico, ricordo, promosso dal gruppo La Bari Siamo Noi, distribuzione gratuita, Michele Bonante, che a volte cita il professor Antonucci, che è appassionato collezionista di maglie biancorosse. Assai, Uno assai. di questi giorni lo facciamo venire qui, con le Certo, maglie però, facciamo la c'è la macchina. scenografia,
piena di maglie del Bari, sì, va bene? Lo faremo. Vabbè. Anche perché la maggior parte delle maglie che furono rubate alla Fiera del Levante erano sue. Infatti, che peccato. Vabbè, noi siamo addirittura d'arrivo per l'appuntamento odierno con il Biancarosso di Sport. Abbiamo detto tutto, giusto? Abbiamo detto tutto. Vuoi dire qualcosa? Penso di sì, no? Non hai dimenticato niente, no? No, l'ultima partita di Avellino, ma non l'hanno fatto vedere. Vabbè, non fa niente. Vuol dire che la faremo vedere domani. La prossima volta, va bene. Il caso di dire. Grazie. Ma speriamo bene, speriamo bene. Io ho fiducia. Almeno un pareggio, uno 0-0 si può prendere. Ci vuole. Se poi non entra all'ultimo minuto quello che non è d'accordo, è la mattina. La mattina. Vabbè, grazie professor Antonucci, grazie anche a voi. A lunedì col Biancarosso TV Sport. Ciao.